La riforma che attiene alla riorganizzazione delle aree protette, approvata a novembre dello scorso anno del 2016, è una riforma particolarmente importante e innovativa per quanto riguarda tutta la gestione delle aree protette. Quindi non solo i parchi, ma anche i PLIS, per esempio, le SIC, le ZPS, tutte quelle che sono le varie forme con cui si realizza la tutela dei nostri territori all'interno di Regione Lombardia. L'obiettivo principale è quello di semplificare un sistema che, devo dire, aveva nel frattempo maturato tutta una serie di criticità. Una su tutte, per esempio, la eccessiva pluralità dei gestori, che rendeva difficile ai comuni da una parte e ai cittadini dall'altra, alle imprese, l'interazione con questi soggetti gestori, dall'altra la sovrapposizione e stratificazione anche di tutele, cosa che complicava ulteriormente appunto la gestione e l'efficacia dell'azione delle aree protette. In questo senso si è voluto andare, ripeto, in maniera molto innovativa, perché si è trattato di intervenire in un complesso di norme, di sistemi che si era sostanzialmente stardandizzato nel tempo. L'altra cosa che abbiamo voluto fare è riconoscere anche nella legge regionale, anticipando quasi quella nazionale, i servizi ecosistemici, che saranno un elemento anche di sostegno delle aree protette e quindi in conseguenza anche di quella che è l'attività dei nostri comuni, anche dal punto di vista economico. Stiamo aspettando ovviamente che la norma nazionale detti quelli che sono gli elementi anche per indicarli, ma in Regione Lombardia già c'è una norma che li prevede, soprattutto nel momento in cui a livello nazionale si supererà il problema dei decreti attuativi, potranno partire e spiegare i loro effetti. Importantissimo soprattutto per quanto riguarda i PLIS, io ricordo sempre, non c'è l'obbligo ovviamente né di trasformarsi in parchi né tantomeno di aggregarsi a parchi esistenti. Quello che abbiamo voluto fare è verificare quali PLIS fossero veramente attivi sul territorio. Quelli che non possono dimostrare un'autonomia, un'efficace azione, soprattutto negli ultimi anni, beh, ovviamente dovranno iniziare a pensarsi di convenzionarsi con altri soggetti, andando verso una razionalizzazione del numero, ma anche una semplificazione delle loro azioni. L'anno del turismo in Lombardia è stato un anno segnato da numeri effettivamente molto positivi, ed è stato un anno, all'interno di questi numeri così positivi, devo dire una felicissima sorpresa, è stata proprio l'attività fatta all'interno dei parchi e più in generale delle aree protette. La sensibilità ambientale che si è molto diffusa negli ultimi anni ha portato anche a pensare a un turismo diverso, che è il turismo sostenibile, il turismo per esempio fatto in bicicletta, il turismo che magari è di breve durata ma assolutamente rispettoso di quelli che sono gli elementi di naturalità, di storia, di cultura che caratterizzano i nostri territori, ed è un turismo che ha un alto valore anche economico, che quindi cosa che fa assolutamente bene a tutto il territorio e alle amministrazioni. Ovviamente noi come Regione Lombardia, come assessorato all'ambiente e assessorato al turismo, sosteniamo questa nuova modalità, questo nuovo modo di fare il turismo e di conoscere le nostre aree. I parchi la fanno ovviamente da padrone, poiché sono enti strutturati che hanno molto da offrire, non solo in termini proprio di tutela della naturalità, che è sempre fondamentale, ma anche, lo vediamo spesso volentieri, per quella quello che è il nostro patrimonio di storia, di cultura, anche enogastronomica, che ovviamente non può mancare quando si parla di turismo. L'importanza è totale, anche perché quando si parla di natura, quando si parla di parchi, non si può assolutamente non valorizzare quello che è il percorso dei comuni, e soprattutto dei piccoli comuni, che hanno quelle chicche, io le definisco, di bellezza e di interesse, vanno veicolate, vanno fatte conoscere e vanno soprattutto messe in rete e vanno portate a conoscenza della cittadinanza e non solo. L'impegno che come International Park Festival, proprio anche col comune di Trezzo, un piccolo comune con tanti valori storici, non solo storici ma di bellezza naturale, è un esempio, io direi, proprio di considerazione, di valorizzazione di tutte le attività che i comuni fanno giorno per giorno. International Park Festival, attraverso la presenza dei parchi, testimonia questi piccoli comuni e ne valorizza quelle che sono le loro caratteristiche, attraverso il materiale brochure, attraverso tutto quello che è l'informazione che viene data da International Park Festival dei parchi, grazie anche alla collaborazione con Federparchi. Questo a nostro avviso è un piccolo contributo che questa manifestazione, ma soprattutto è la mission di questa manifestazione, perché quando si parla e si dialoga e ci si incontra, uno dei motivi è prima di tutto non farsi del male, ma valorizzare quello di cui si parla e che si ha. Allora, buongiorno a tutti. Riguardo alla domanda che mi ha posto sul turismo sostenibile, posso dire che Trezzo da tempo è impegnata in un marketing territoriale per valorizzare le bellezze di cui dispone, che hanno
ovviamente delle radici anche nel passato, ma nei nostri giorni la fruibilità di un'area ambientale molto pregevole ci consente di mettere a disposizione per esempio la navigazione sul fiume attraverso un battello che si muove con energie rinnovabili. Abbiamo riqualificato una torre del castello Visconteo, una salita che è una passeggiata, che è una torre alta di 42 metri, ma che ha degli scorci bellissimi sulla doppia ansa del fiume. E recentemente abbiamo anche, grazie ad un bando di concorso messo a disposizione della Regione Lombardia, abbiamo valorizzato un'area per educazione stradale con le scuole in un pacchetto turistico che permette anche una visita culturale della città, quindi degli spazi più interessanti e più paesaggisticamente gradevoli. Le motive sono quelle di continuare a investire per la riqualificazione, per esempio, dell'Alzaia, con i cantieri che già alcuni sono in corso, perché noi abbiamo la fortuna di poter disporre di un sentiero che fiancheggia l'Adda, che va da Lecco fino a Milano e costeggia per metà di questo percorso il Naviglio della Martesana. E su questi percorsi noi vogliamo investire molto in modo tale da poter avere un ulteriore richiamo per far apprezzare quello che di buono abbiamo come ambiente. Ora, il turismo è importante in senso generale, nel senso che noi non abbiamo un'economia essenzialmente basata sul turismo, ma è un modo per farci conoscere e per far conoscere quanto di bello ha il territorio lombardo. Noi siamo una piccola tessera di un mosaico che ha tanto da raccontare, quindi da questo punto di vista riteniamo che ci sia molto, molto spazio per migliorare. Insomma. Sì, ANCI Lombardia aderisce volentieri a questo progetto di International Park Festival perché tocca dei temi che tutti i giorni, quotidianamente, quindi il suo Dipartimento Ambiente affronta. È un approfondimento di problematiche che riguardano sostanzialmente i comuni, ma in generale anche tutta la comunità. Il confronto più spesso avviene con Regione, dove insieme cerchiamo di contemperare gli interessi di più di area vasta e magari più dettagliati dei comuni che vengono interessati. Sono molti i temi affrontati, dal contenimento del consumo di suolo, al dissesto idrogeologico e alla rete escursionistica lombarda, quella di Regente Istituzione che attraversa un po' tutti anche i parchi della Lombardia. Quindi questa manifestazione ci dà l'occasione per verificare anche con altri interlocutori che non sono i soliti nostri, quali i comuni, ma anche con le istituzioni parallele che operano sui parchi, la bontà delle nostre posizioni e continuare poi quindi questo percorso di continua modifica e adeguamento a quelle che sono le esigenze della comunità, dell'economia e soprattutto anche per quanto riguarda ANCI, degli interessi dei comuni.